In alcuni ambiti, per esempio nella musica, c'è proprio l'elemento passionale, nel fatto che quel sistema sia più veloce del 20% nell'altro, non c'è niente di passionale, è assolutamente strumentale la cosa, e va bene così. Queste sono le vecchie schede video. Le hai viste di là? Le abbiamo viste in magazzino, c'erano tante schede video. Queste sono quelle, diciamo, degli ultimi anni. Qua andiamo sul corridoio e di qui abbiamo la parte, diciamo, degli uffici e di qua la parte del laboratorio. Dimmi dove vuoi iniziare. Mio nonno si è fatto 2 anni di prigionia, e era un ufficiale, nel 43 è stato catturato. E lui si è fatto 2 anni in Germania, in un campo, prima come prigioniero, poi è riuscito a lavorare, e lui ha scritto questi diari. E quindi alla fine ne beneficeranno di più gli utenti, e io sarò contento lo stesso, perché a me interessa quello, non interessa tanto dire ci deve essere la mia firma, non mi interessa. Il problema di chi testa qual è? È quello del dire: prendo il dato oggettivo, perché questo ti devo dare, e poi cerco di traslarlo in qualche cosa che si adatti a te, acquirente. Io sento molto la responsabilità del dire: nel momento in cui ti parlo di quel processore lì, perché abbiamo tirato fuori quello, ha un costo. Quindi noi questa responsabilità ce l'abbiamo molto. È sempre stato così, perché non ti sto dicendo di comprare un pacchetto di caramelle al posto di un altro, ti sto dicendo di mettere mano al portafoglio e di comprare qualcosa di valido. Quindi se ti dico che è da comprare, te lo dico perché secondo me è un prodotto che acquistare anch'io. Allora, il sito è iniziato da solo, sì, nel 97, poi nel 2001 ho iniziato a prendere le prime persone e niente, poi da lì abbiamo girato un po' di uffici, questo è il quinto e questo poi è nostro, l'abbiamo acquistato, e quindi poi da lì è andata avanti. Ci spostiamo di qua, andiamo fuori in questo corridoio, qui magazzino dove abbiamo un po' di hardware per nerd interessante, questo è il luogo più bello dell'ufficio. Magazzino, si può vedere? Certo. Ci sono dentro, diciamo, i prodotti che non usiamo più, altri sono in un garage da basso, c'è un sacco di roba voluminosa, c'è un po' di tutto, quindi potrei farti vedere, guarda, la parte più divertente per un appassionato è questa coppia di scatole che ho scritto VGA Old. Quindi io tiro fuori a caso. Ah, sì, esatto, questa è una 7009 di Nvidia, l'anno è il 2000. Ma questa qui è una NV35, sempre Nvidia, la 5900. E questa è l'antesignana delle... Io passerei le giornate su eBay a no, zero. Questa qui è una Voodoo 2 3DFX 1999, se la memoria non mi inganna. Allora, se vuoi un aneddoto sul Natale divertente, molto da nerd, il buon Alessandro Bordin, che suona, un giorno prende un dissipatore di una scheda video, questo dissipatore con le alette, e si accorge che fa delle note toccando le alette, e riesce a suonare Jingle Bell pizzicando le alette, e ha fatto questo video, ma più di 10, no, ascolta, sarà stato 15 anni fa, che poi è diventato virale. Ma su YouTube lo trovo? Su YouTube secondo me lo trovi, andiamo a cercarlo. Questo qua è un ambiente che, come vedete, è continuamente in trasformazione, soprattutto in questi giorni, ti è andata bene o male, perché adesso lo vedrai in una forma vecchia. Sì, in realtà questa qua è una parte di regia, adesso un po' smontata, che utilizziamo quando facciamo delle riprese live, per cui se c'è un qualcosa che viene fatto è quella parte regia, altrimenti giriamo e poi si fa tutto il montaggio in un secondo momento. Sì, sono anche costosi, ti dirò. Pannelli molto belli. Noi abbiamo, quando abbiamo fatto l'ufficio, l'abbiamo preso, era tutto open, comprato il piano grezzo, e è stato diviso con pavimento flottante, pareti in cartongesso e alcune pareti invece in muratura con la pavimentazione, quindi i bagni non li tocchi, la cucina, il magazzino non li tocchi. Gli altri sono modulari, in realtà non le abbiamo mai modificate, e ho pensato sempre di fare gli uffici con dentro al massimo 4 persone. Qua andiamo sul corridoio e di qui abbiamo la parte, diciamo, degli uffici e di qua la parte del laboratorio. Qui c'è Davide che fa la nostra parte marketing. E qui l'ultimo ufficio, che in realtà era un ufficio di amministrazione, che abbiamo riconvertito, rigirato, per fare, adesso qui c'è Andrea che sta lavorando, per fare i test dei TV. Questo qua è il laboratorio, fatto al centro dell'ufficio, anche perché
La cosa bella è che c'è tanto spazio, la cosa brutta è che non ha una finestra. Quindi quando ti chiudi qua dentro a lavorare dopo 7-8 ore, esci e sei un po' stordito. E questo effetto, probabilmente è un effetto cannabis, non lo so, però posso immaginare che sia più o meno la stessa cosa. Cosa c'è qua dentro? Tutto quello che utilizziamo per fare test. Quindi c'è, allora, quest'angolo qua in realtà, ti ho detto che siamo sempre un po' in evoluzione. Questa è tutta parte legata alla parte gaming, quindi hai PlayStation 3, PlayStation 4, vari Xbox, un po' di schermi, un PC che utilizzavamo per fare acquisizione video. Ecco, quando arriva la roba io la metto qua. Il problema è che, come vedi, poi la pila cresce. Quando sono bravo la sposto dietro di te, su questo tavolo, dove c'è un po' di tutto. Allora, c'è un sistema di flow in ingresso per cui se arriva un prodotto, se oggi arrivasse qualche cosa, entra dentro lì e viene segnato. Queste sono le vecchie schede video. Le hai viste di là? Le abbiamo viste in magazzino, c'erano tante schede video. Queste sono quelle, diciamo, degli ultimi anni. Mamma mia. E quindi io credo che a memoria potrei dirti, tiro fuori una scheda, ti so dire che cosa è. Qui, vabbè, scatole di schede nuove, le schede, questi processori AMD, le scatole sono sempre molto belle. Queste sono le schede che utilizzo in questo momento tra AMD e Nvidia. Quindi Nvidia potrei dirti ci sono dalle serie 1000 in avanti, AMD dalle Radeon RX 500 in su fino alle ultime. Alcune sono qua in giro. Questo per esempio è il mio banchetto di test per le schede video. Quindi io testo qua, schermo 4K, qua dentro ci sono processori, ecco per esempio, qua ci sono un po' di processori vecchi, questo è un Pentium 2, questo è un famoso Celeron 300A, che ai tempi prendevi, lo overclockavi del 50% garantito praticamente per tutti. Ti faccio vedere una novità, la apriamo adesso. Oh, vai, sì. Questo è arrivato l'altro giorno, ma io riesco a metterci mano adesso. Quindi, tu mi direte, che cosa è? È una bella scatola con scritto sopra AMD, Ryzen, Threadripper. Ma i Threadripper li ho già provati tutti, quelli nuovi. E no, me ne manca uno. Questo qua. Questo 3990. Questo qui c'ha 64 core. Dovrebbe essere l'unico sample in Italia. La sua bella chiavetta, perché ha le curve corrette, si apre nell'ordine 3, 2, 1. Quindi, 3, 2, ehi, 280 watt. L'inserimento è un po' particolare, è mutuato dagli Epic, quindi lo metti così a slitta. Ok? E quando lo chiudi, devi chiudere 1, 2, 3, è indicato sopra. Ok, e adesso che l'ho fatto... Come il carburatore della Vespa. Come il carburatore della Vespa, fino a quando non arrivi fa... Andrà sul banchetto di test quello che sto utilizzando là, monto un SSD, monto la memoria, ripiallo tutto quello che c'è sopra, riparto con un'installazione da zero di Windows, update, aggiornamenti, installo le applicazioni prendendole dal NAS centralizzato dove abbiamo tutto quanto. Se testi schede madri, processori, schede video, non hai bisogno di una strumentazione incredibile, nel senso che è molto legato poi all'utilizzo pratico, che non vuol dire vedo com'è secondo i miei occhi e va bene o va male, perché è il contrario del metodo scientifico, che è quello che cerchiamo di utilizzare qua. Si misura, si testa, si confronta nelle stesse condizioni. Questo è un motivo per cui, ad esempio, prima hai visto tante schede video, in modo tale che posso replicare le condizioni d'uso. Il vantaggio di poter dire testo 5 tipologie diverse di processori in contemporanea ti permette di velocizzare i tempi, però vuole anche dire fare i magheggi. Poi alcune cose sono più divertenti di altre. Testare schede video o processori è avvincente. Testare schede madri in questo momento è... Io ricordo quando ho iniziato più di 20 anni fa, ricordo una comparativa tra 25 schede madri che avevo fatto e c'erano differenze del 30% tra la più lenta e la più veloce. In questo momento, se sei bravo, riesci a vedere una piccola variazione. Quando arriva una nuova scheda video, tendenzialmente si rifanno tutti i test. Il test di una singola scheda sulla suite che utilizzo io in questo momento, quindi vuol dire benchmark, misure di rumorosità, misure termiche e vabbè, i consumi, quelli vengono veloci, ti porta via circa una giornata di lavoro. Se lo fai per 20 schede, sono 20 giorni di lavoro. CPU, stessa cosa. Di solito utilizzo Prime 95 con l'impostazione quella di carico massimo ed è quella che utilizzo anche quando faccio la parte termica delle CPU dei notebook. Sulle GPU, sui notebook è interessante perché di solito tendo a fare CPU piano carico, GPU piano carico e poi la cosa più divertente è quando fa entrambe. E lì vedi le differenze. Non mi piace troppo Furmark, no, lo trovo un po'... troppo un caso limite. Poi c'era il Power Virus,
fulmar che è quello. Li ho usati per un certo periodo di tempo, in realtà preferisco di più vedere la parte di consumo di carico termico legata a quello, anche perché in questo momento quasi tutti i driver lo beccano e quindi ti bassano automaticamente la frequenza di clock della GPU proprio per evitare. Invece mi interessa di più per un utente capire come va quella scheda in certe condizioni termiche con un utilizzo concreto, che è in questo caso un gioco. È un mix tra misura strumentale, che è fondamentale per arrivare a quel giudizio lì, che è poi basato sull'esperienza, è basato su una prova pratica. La parte solo strumentale non è sufficiente, però ti dà quasi tutto. Il basarsi soltanto sul "è 20 anni che faccio questo mestiere, ragazzi, non sbaglierò mai", no, non esiste. È 20 anni che faccio questo mestiere, quindi sbaglierò domani. Quindi, nel caso specifico, il dire "ho un 64 core, mi permette di fare il render di quel frame lì, non in un'ora e mezza, ma in un'ora, ho guadagnato mezz'ora". Quello cambia la qualità del lavoro, ma non è una questione sentimentale. Il problema di chi testa qual è? È quello del dire "prendo il dato oggettivo, perché questo ti devo dare, e poi cerco di traslarlo in qualche cosa che si adatti a te, acquirente". Io sento molto la responsabilità del dire, nel momento in cui ti parlo di quel processore lì, perché abbiamo tirato fuori quello, ha un costo, va rivolto a un certo tipo di utenza. E a prescindere dal fatto che abbiamo i soldi, è importante far capire che quel prodotto richiede un investimento e debba essere scelto in modo oculato. Quindi noi questa responsabilità ce l'abbiamo molto. È sempre stato così, perché non ti sto dicendo di comprare un pacchetto di caramelle al posto di un altro, ti sto dicendo di mettere mano al portafoglio e di comprare qualcosa di valido. Quindi se ti dico che è da comprare, te lo dico perché secondo me è un prodotto che acquistare anch'io. Guarda, ai tempi io ero appassionato di audio e c'era sempre la contrapposizione tra i misuroni e gli ascoltoni. Il misurone era quello che prendeva, sondava, misurava i diffusori, ti diceva "vanno bene, la curva di risposta di frequenza è così, cala qua" e tutto quanto. E poi trovavano del confronto o del conforto, se vuoi, nelle misure di ascolto. Poi c'erano gli ascoltoni che ti dicevano "no, io sono appassionato di musica, la musica va ascoltata e quel tipo di cosa mi dà delle sensazioni". Ci sono anche quelle, come c'è la parte di misura strumentale. In alcuni ambiti, per esempio nella musica, c'è proprio l'elemento passionale, nel fatto che quel sistema sia più veloce del 20% nell'altro, non c'è niente di passionale, è assolutamente strumentale la cosa. E va bene così. È cambiato molto col discorso dei device mobile, dove tu hai questo mix da una parte di esperienza, che è quello sul quale sono più o meno bravi tutti, o meglio, è facile farla, lo prendo, lo guardo. E poi c'è la parte invece strumentale, che è piuttosto rigorosa. E lì magari non tutti vanno in un certo modo e magari scopri alcune magagne. E non lasciarsi traviare da quella che è la capacità, la professionalità. Ti metto due sistemi con due schede video uguali, te li faccio girare con la stessa roba. Vogliamo vedere se becchi quant'è la differenza tra uno e l'altro? Non la becchi. No. Se la misuriamo, sì. Se la misuriamo è il 5%, ma chi se ne frega. Se la misuriamo ed è il 40%, questo fa un po' la differenza. Da una parte faccio giornalista. Testo, scrivo, ed è una cosa che mi piace moltissimo fare. E dall'altra faccio l'amministratore dell'azienda, e quindi ho anche quel tipo di compito. Infatti sulla mia scrivania trovi carte di lavoro e prodotti in prova. Quindi io sotto lo schermo ho un banco memoria. Questo è il diario di prigionia di mio nonno. Mio nonno si è fatto 2 anni di prigionia, e era un ufficiale, nel 43 è stato catturato e lui si è fatto 2 anni in Germania in un campo, prima come prigioniero, poi è riuscito a lavorare e lui ha scritto questi diari dove raccontava le sue giornate. Scriveva sostanzialmente a quella che poi sarebbe diventata mia nonna, che era la sua fidanzata, non era sposato ai tempi. Questo diario io l'ho trascritto quando avevo una 20 anni, mio nonno era ancora in vita, è stato ingrandito e io l'ho trascritto tutto. Ne abbiamo fatto un libro che abbiamo dato a lui, il quale quando l'abbiamo ricevuto, abbiamo spiegato che cosa fosse e lui in modo molto burbero l'ha buttato sul tavolo disinteressato. Salvo trovarlo dopo un'oretta che lo leggeva sulla sua poltrona con le mani coprirsi la faccia perché piangeva. Lui quando è tornato dalla guerra non ha mai parlato di questi 2 anni e in realtà è emerso uno spaccato di un uomo molto diverso da quello che si faceva conoscere. Di questo diario, poi del lavoro che ho fatto io, è stato fatto un libro, perché uno storico di Brescia, mio nonno era di Brescia, l'ha recuperato. Io ho fatto una premessa e la cosa divertente che appunto ho raccontato questo aneddoto del fatto che lui, quando si firmava alla fine, lui si chiamava Aldo, e in realtà quando io traducevo queste cose, tu in questa grafia leggevi che era Aldo, ma sembrava ci fosse scritto "credo".
E se, ed era proprio, io l'ho voluto sempre leggere in questo modo, ed era proprio una, quasi un'invocazione, se vuoi, da un certo punto di vista, o un capisaldo in quel momento in cui lui era all'interno di un'esperienza umana terribile. Lui non ne ha mai parlato, la contrapposizione tra quello che vorrei e quello che posso fare. E quello che vorrei è non finisci più, quello che puoi fare è devi stare dentro dei limiti di tempo, che sono i tempi giusti per pubblicare una qualche cosa e i tempi giusti che tu puoi dedicare. E poi l'analisi che io faccio non è per me, è per il mio lettore. E quindi devo dare a lui degli strumenti che gli permettono di vedere determinate cose. Se vado eccessivamente troppo nel super tecnico, nel micro capello di quel prodotto, è utile? No. Entra una persona a lavorare da noi fra un po' e mi aiuterà proprio nella parte di testing, perché mi sono reso conto che io sono collo di bottiglia lì, e quindi mi aiuta in quello. Per me il fine è dire ai lettori diamo più cose, e quindi questa persona aiuterà me tanto, mi permette di liberarmi da un paio di cose e mi permette di essere un po' più dentro alcuni progetti che stiamo sviluppando internamente. Quindi farò, passami il termine, un pelino più il manager nel corso della mia giornata. Cioè, ci sono qualche ora in più che sposto lì, qualche ora che tolgo dal resto, ma non puoi togliermi lo scrivere, non puoi togliermi il testare, perché per me sono elementi fondamentali. Quindi nuovo lancio di architettura di GPU continuerò a farlo io, assieme a questo collega o altri colleghi. La comparativa tra 6 schede video con quella GPU lì, bellissima, che vorrei fare ma che in questo momento non faccio per questione di tempo, aiuto il collega a organizzarla, farla, la fa lui. E quindi alla fine ne beneficeranno di più gli utenti. Io sarò contento lo stesso, perché a me interessa quello. Non interessa tanto dire ci deve essere la mia firma, non mi interessa.